Si occupa di supportare questa edizione del premio Città di Civitavecchia in onore appunto dell'europeista Orsello che è venuto a mancare qualche anno fa. Che importanza ha un premio culturale del genere dove vediamo premiate grandi personalità? Secondo me è un'importanza fondamentale per una città come Civitavecchia. Probabilmente dovevamo pensare prima, o si doveva pensare prima, a una manifestazione del genere. È importante che Civitavecchia affermi sempre di più il ruolo culturale che deve avere all'interno sia della regione che della nazione. È un primo premio, probabilmente a Civitavecchia è il primo premio, ci auguriamo che possa avere altri seguiti, che possa essere seriale, la prima edizione del premio e poi continuare perché è molto importante ed è molto importante veicolare successivamente questi libri, la scoperta di questi libri anche ai ragazzi delle scuole, ai giovani, quindi riteniamo una cosa sicuramente molto valida e molto importante. Quindi magari reiterare il premio anche per appunto le scuole. Assolutamente sì, o comunque fare in modo che le scuole anche successivamente possano partecipare a questo avvenimento. In primo luogo abbiamo perso l'occasione dell'euro. L'euro è stata una grande opportunità per avere tassi di interesse bassi e quindi poter avere fondi per poter investire. Invece molti di questi fondi sono stati usati dal punto di vista della spesa pubblica per spese correnti e anche le imprese non hanno usato questa opportunità per rivedere profondamente i loro sistemi produttivi. Quindi abbiamo perso tempo. In questo modo la recessione ha colpito duro, anche perché non c'eravamo dotati di strumenti, per esempio, per la lotta contro la povertà e quindi abbiamo tantissimi poveri a causa della crisi. Per questo governo non solo ha cercato di stimolare l'occupazione e l'innovazione, ma adesso stiamo discutendo proprio l'inserimento in Italia di un nuovo sistema, il supporto per l'inclusione attiva proprio per lottare contro la povertà.